altri segnali importanti di attenzione da parte dello Stato, come è giusto e doveroso per le sofferenze dell'Aquila, e l'apertura di un comando per il nucleo carabinieri tutela del patrimonio culturale. Sono un'eccellenza riconosciuta nel mondo e che aiuteranno a tutelare lo straordinario patrimonio di questo territorio. E l'apertura di Maxi L'Aquila, una grande iniziativa sull'arte contemporanea che porterà non solo uno spazio museale ma anche uno spazio per mostre. Quindi sarà un museo, ma anche qualcosa di più di un museo, un laboratorio di ricerca, di futuro, un ente di formazione, un gesto e un segno di ottimismo, di fiducia che ci fa uscire ancora una volta dal dramma del terremoto e ci fa uscire anche dalla pandemia, perché noi eravamo qui, Ministro, il 6 di settembre scorso a restituire alla città questo restauro incredibile, un restauro italiano vorrei dire, e pensavamo di poter aprire con te poche settimane dopo il museo, non è stato possibile, e quindi questa è una giornata di speranza, ottimismo che ci fa uscire, come dire, anche dalla pandemia.